Ok, allora piacere, mi chiamo Giovanni, siamo della quinta B e adesso presenteremo una serie di robot che vanno dal meccanico al programmabile. Allora, come robot meccanici abbiamo il ragno, l'Illiput, gli scarafaggi, l'illustrazione, qui presente Maria, raffigurata nel film Metropolis. Abbiamo un robot telecomandato, il calciatore. Segue un altro robot, il ragno a ultrasuoni, e poi c'è il nostro carissimo amico Peppi, e inoltre ci segue l'altro robot programmabile che è formato da un disco, e questo disco è formato da alternanze di bianco e nero che sono il nostro programma e permettono il movimento del robot. Che emozione, che emozione. Adesso invece mostreremo il nostro carissimo amico Peppi e abbiamo bisogno del massimo. Mi hanno preceduto loro. Salve a tutti, mi chiamo Gianmarco e questo è Peppi, il robot che abbiamo costruito per fare una gara all'Università di Catania. Il robot è costruito tramite il kit Lego Mindstone, vedete questi pezzettini fanno parte del kit e questi qua sono i motori del robot che servono a far muovere le ruote, questi qua. E abbiamo fatto due ruote, non quattro, così sotto, qua dove ci sono queste sfere, e il robot grazie alle sfere scivola e quindi il peso a carico dei motori è inferiore e quindi il robot si scarica più lentamente. Allora, abbiamo costruito questa pinza per far sì che il robot prenda gli oggetti dalle dispense e li afferri. E questi bracci meccanici, questo qua, allungandosi e accorciandosi, far sì che la presa sia forte oppure che venga allentata la presa. Quest'altro invece, quest'altro motorino di qua, serve per far alzare il braccio meccanico. La programmazione del robot è una programmazione sequenziale, cioè il robot fa determinate istruzioni una appresso all'altra, cioè vai avanti per 2 secondi ad esempio, gira di 90 gradi, dopodiché ti rigiri e vai avanti per altri 2 secondi. Quindi la programmazione del robot è alquanto imprecisa, quindi il robot è poco affidabile se non si affida dei sensori. Dei sensori che indichino dei cambiamenti di stato, ad esempio un sensore di contatto che dice ho toccato la dispensa quindi posso fermarmi, ad esempio. Il robot ad esempio in questo momento si è portato nella cucina i pezzi e li sta rilasciando facendo abbassare entrambi i bracci meccanici, uno per l'altezza e l'altro per allargare la presa. Dopo che fa questo torna indietro e si va a scegliere gli altri pezzi, che comunque bene o male il tragitto è sempre quello, il tipo di programmazione è identico.